Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di The Binding of Isaac Afterbirth. Oggi siamo qui per fare l'ultima run per la cattedrale e sbloccare quindi la chest. Abbiamo un sacco di personaggi a cui ne manca questa run rush finale. Io direi di farcela. Allora, potremmo farla con Blue Baby per levarla, ma no, quando voglio fare Blue Baby voglio fare run sia a cattedrale che chest, quindi sono indeciso se farmela con Sansone oppure con Maddalena. Io direi Maddalena perché magari ci scappa anche Boss Rush o qualsiasi altra cosa. Il seed per questa partita è 70TZ267Z. Una Z in doppia posizione, strano. Ok, Maddalena ha un danno leggermente inferiore a quello base, inizia con un cuore in più, è più lenta degli altri personaggi. Inizia anche con un oggetto che è lo Yamart. Lo Yamart che ogni 4 stanze ha un oggetto con 4 stanze di ricarica che permette di ricaricare di ottenere un cuore rosso quando lo si utilizza. Quindi effettivamente è il personaggio più tankoso, potremmo definirlo così, del gioco. Può prendere più danni e ne fa un po' di meno, quindi effettivamente è pensato in questo modo, anche se per vincere in Isaac è obbligatorio fare in modo di trasformare. È obbligatorio trasformare quei suoi cuori rossi in danno tramite che getto pessimo, tramite i patti con Satana. Questo è Aquarius, Trail of Tears. Mi dà un trail, un creep che fa un danno basso, quindi è per questo che dico che è un oggetto pessimo. E basta, è effettivamente un oggetto che è poco utile. Ho preso un danno qua, idiota, potevo facilmente schivarlo questo nemico, però volevo utilizzare Aquarius in modo attivo. Ovviamente non ha funzionato troppo bene, o almeno non ha funzionato per nulla, perché essendo un oggetto che non funziona, per il fatto principale che è carino avere il Trail of Tears, però se non fa danno è inutile, mentre invece se fa danno comincia a essere un po' utile. Bene, io direi di affrontare il boss, che è Ragman. È un boss fastidioso. Tanto meglio se cammina sul nostro trail, anzi ottimo se cammina sui nostri trail. Gli facciamo veramente un danno che definire infimo è un complimento al nostro danno. Definirlo invece pessimo è una verità assoluta. Finché non si staccano completamente, non diventano, come si chiamano, ragnetti, gli facciamo danno attaccandolo. Cioè, attaccando la testa gli facciamo comunque danno. Però effettivamente voglio attaccare lui perché il danno che facciamo è talmente basso che necessitiamo in modo effettivo di attaccarlo. Peccato, non capisco se sarebbe possibile fargli così poco danno, ma così tanto spesso da rispedirlo a mittente senza mai farlo trasformare in ragnetto, oppure è pura cavolata. Quando fa quella mossa non lo so, ma mi spaventa sempre perché evoca un ragnetto senza aver bisogno di fare nulla. Mi chiedo se potrebbe avere qualche mossa basata sui ragnetti più particolare o particolare. Però non lo sappiamo. Sappiamo di fatto che l'abbiamo battuto e otteniamo un altro HP. Non è ciò che volevo. Avrei preferito, boh, che ne so, del Tears Up oppure un Damage Up o tutte e due le cose, effettivamente. Non le rifiutavo se me le offriva il gioco. Sto girando nelle stanze perché sì, dobbiamo fare ancora Boss Rush con Maddalena, ma se otteniamo una bomba possiamo prendere due bombe oppure cercare di cioè possiamo prendere due bombe e cercare di ricavarci una dalla fottutissima roccia tinta qualcosa. Ok, un cuore di fede che raccolgo intanto. Intanto ho pensato di utilizzarlo. Qua vediamo se troppa qualcosa. No, non abbiamo quindi ottenuto nessuna bomba. Proviamo a entrare comunque nello shop perché magari potrebbe esserci qualcosa di interessante. Magari, Felice. Magari, che ne so, ci droppano i fuochi una bomba o 25 monete o non ne ho idea. Sta di fatto che non c'è nulla di interessante come mi aspettavo, eh. Ok. In questa partita mi sento abbastanza tranquillo in realtà, per ora siamo messi a posto. La Maddalena solita, dai. Cellar 2, Curse of the Lost, quindi non sappiamo dove dobbiamo andare, siamo nel Cellar, quindi potrebbe apparire l'odiatissimo, e ripeto, odiatissimo, personaggio che è anche chiamato,
che è anche chiamato Haunt, The Haunt, non mi veniva la parola The, che è brutto quando tu stai facendo un commento e non ti vengono le parole in mente, perché magari, che ne so, lo stai facendo verso fine giornata e quindi sei un pochettino stordito. Almeno ti senti mancare le parole, mancare non le forze, perché sennò non registrerei. Però, che ne so, mi manca un pochettino la parola in questo momento. Qua c'è una roccia tinta che possiamo fare a gratis perché ci dà una bomba il gioco dietro quella roccia tinta. Ci dà per fortuna un cuore blu. Non prendiamo nient'altro da questa stanza perché mi sembra altamente inutile. Entriamo qua, c'è un'altra roccia tinta che io direi di far scoppiare subito perché magari uccide anche qualche nemico. Mi prendo anche questo cuore blu. Dobbiamo cercare di ottenere un patto con Satana buono qua. Ripeto, buono, niente scarsità come... che ne so, maledizione. Come faccio a evitare i danni in queste stanze? Non lo so, non lo saprò mai. Almeno un danno ce lo devo prendere. Niente scarsità come magari soltanto niente, la pala. Comunque abbiamo tutto il parassita. Adesso le nostre lacrime, quando vanno a sbattersi sui nemici, si dividono in due e vanno ovviamente a fare danno uguale a quello delle lacrime normali, se non erro. È un buon oggetto in combo con altri oggetti e con una range up. Maledizione a questo bad trip. Rischiamo adesso di rischiarci il patto con Satana. Un'altra bomba sarebbe gradita a gioco. Vediamo se mi ascolta il gioco. Magari anche una troll bomb qua al centro. No, nulla. Peccato, avrei veramente apprezzato l'impegno. Un mulliboom, maledetto. Maledetto ragno che mi ha fatto anche un danno al cuore. Perfetto. Niente fatto con Satana, probabilmente. Vediamo un pochettino se riusciamo almeno a non prendere danni contro il boss. Che a quanto pare sembra che andrà a finire così. Perché anche uno di quei boss in cui non si sa come, ma il mio Trail of Tears è utile. E quindi prende relativamente danno dal mio Trail of Tears, cioè dal mio creep. Perché Pin, che è anche uno tra i boss più facili di questo gioco. Di certo non è Lilaunt. Per fortuna anche l'oggetto è decente perché mi dà un cuore di fede e mi permette di sparare tantissime lacrime essendo un tears up. Altro che voglio fare in questo piano, no, la stanza del tesoro l'ho visitata, quindi posso scendere tranquillamente. Voglio fare la boss rush, quindi devo andare il più veloce possibile. Curse of the Maze, come possiamo vedere benissimo, un esempio da questo teletrasporto non voluto. Ok, non prendiamo danni. Queste sono stanze un pochettino difficilotte per il concetto in sé che bisogna sapersi muovere, diciamo, nella stanza, avere una cognizione spaziale che non è di certo qualcosa di così semplice. Nel senso, dovrebbe essere la base di ogni giocatore, ma molto spesso non è la base di ogni giocatore, fidatevi. Fatelo dire da qualcuno che può avere capacità magari da first person shooter, ma non in questo gioco. No, no, oddio, se mi colpiva mi avrebbe fatto un danno intero, per fortuna che non mi ha colpito. Ok, qua, qua si va sempre a cercare l'oggetto più figo. Undefined lo posso prendere e lo posso rimettere a posto. Potrei addirittura usarlo. Io mi chiedo, se faccio così, mi tengo Undefined. Grazie gioco che mi avete trasportato nello stesso punto. Potrei farlo con quello? Non lo so, però, cioè, credo che sia più utile non avere Undefined, ma avere Yamart, perché Undefined sì, ci porta a caso tra qualsiasi stanza speciale. Cioè, Treasure Room, Secret Room, Super Secret Room, stanza del negozio e poi come si chiamano? Stanza del negozio e basta, Arena se c'è Arena. E poi anche Error Room con la stessa possibilità. Però di fatto se non si ha la chest sbloccata, come nel mio caso, non posso buggare la run e quindi non me lo posso tenere. Perché se si ha la chest sbloccata, nella chest sono disponibili soltanto le due secret room e la error room. Quindi potete capire che ogni volta che si entra nella error room si bugga la chest e tu puoi scendere sotto. In realtà non è un bug alla chest, è voluto. Però è sempre figo dire di aver buggato il gioco. PhD è l'insettino che mi fa vedere la vita dei nemici. Sono tutti e due degli oggetti che vorrei avere. Non dirò mai di no, quindi vorrei averli, ma per mia sfortuna non posso averli. Peccato. Sta di fatto principalmente che sono due oggetti decenti. Allora, PhD migliore di sicuro dell'insettino, quindi potremmo definirlo un oggetto buono. L'insettino potremmo definirlo un oggetto che
Che se si ha dei soldi e non c'è nient'altro di meglio, si può prendere, c'è da dire. Perché è veramente carino. Oltretutto, quando i nemici ci vanno sopra, ottengono un effetto casuale che rompe, gli può rompere estremamente le scatole ai nemici, nel senso che gli fa danno in modo decente. Per esempio, possono diventare piccolissimi, che è una cosa figa da vedersi, anche se non so che effetto pratico ha, oltre ad essere piccoli. Quindi schivano meglio, però non fanno praticamente danno, perché non sparano, almeno sparare forse sparano, non ne sono del tutto sicuro, però di certo non ti inseguono se sono di quelli che ti inseguono. Ok, una monetina che andremo a utilizzare in quell'oggettino, cioè a rirollare, nella speranza di rirollare quell'oggettino. Vorrei anche qualche bomba, perché a posto di spendere una moneta io ci utilizzo tranquillamente una bomba per farlo rirollare. The Ask. Potremmo riuscire a farlo senza prendere danno. Siamo bloccati, però. Ok, siamo riusciti a prenderci un danno. Il fatto che evoca così tanti nemici dà estremamente fastidio. Perché lo sta facendo così continuamente adesso da rompermi veramente le scatole. In modo estremamente pessimo. Oddio, che culo là, perché è tornato indietro, non lo so neanche io. Ok, siamo riusciti a farcela. Il mestolo è uno speed up. Un patto con Satana che è Belial. E io dico di no a Benaia, ma aumenta di una volta e mezza il nostro danno, io gli dico di no. Abbiamo un danno pessimo, è ovvio che mi prendo Belaia. È un ottimo oggetto, oltre a... Allora, non dovrebbe più tenere i patti con Satana aperti, infatti. Perché c'è questa stanza qui? Ok, il mistero della fede, però di fatto... oltre ad avere un 25% in più di trovare Satana, dovrebbe essere la stima. 25% in più dovrebbe tenermi in modo no, lo rirollo perché lo flash potrò tenerlo anche da una pretty fire. Dovrebbe darmi una volta e mezzo nelle tre stanze il danno aumentato. Per esempio qua lo posso utilizzare, avere un danno che è quantomeno decente. Perfetto. Il nostro creep non scala con il danno ed è purtroppo il motivo per cui lo ritengo pessimo. Possiamo continuare. Vorrei altri centesimi perché voglio rirollare il più possibile quell'oggetto, quindi finirò il piano. Facendo così però non credo che otterrò boss rush. Vabbè, non è compito principale fare boss rush ancora in queste partite, per un motivo molto semplice. Io quando gioco Isaac da solo preferisco prendermi il mio tempo, a meno che non divento OP. Quindi prendiamoci anche il mio tempo mentre mi gioco Isaac con voi. Che è una cosa di cui sono estremamente felice di poter giocare Isaac con voi. Tre ceste rosse. E hanno pagato, perché quella è un ottimo oggetto. È la coda di Guppy, che adesso andiamo a prendere prima che finisca la stanza. È la coda di Guppy che aumenta lo spawn rate delle ceste dorate. Per questo dice una benedizione o una maledizione? Credo che sia così la descrizione. Vabbè, di fatto è qualcosa che c'entra con una maledizione. Mi sa che era corsa in realtà la descrizione. Non l'ho letta perché ormai so cosa fa questo oggetto a memoria. È una maledizione perché, ovviamente, per aprire una cesta dorata, cosa servono? Molte chiavi. Però noi abbiamo effettivamente uno dei pochi oggetti che droppa chiavi. Non pochi, anzi, uno degli oggetti che droppa chiavi ed è effettivamente utile. Volevo farmi prima questa arena per poter entrare qua dentro con una carica dell'oggetto, che queste stanze grandi ricaricano l'oggetto di 2, se non erro, in questa nuova versione. Quindi in questa nuova versione mica tanto. Oramai siamo oltre il 20° episodio. Domani voglio, cioè domani, nel prossimo video, che probabilmente sarà domani. Questo video è registrato di domenica, una settimana dall'uscita da Afterbirth, che mi ha portato sinceramente a tante gioie, per un motivo molto semplice. Grazie ad Afterbirth adesso ho fatto un bel po' di iscritti. I miei video sono felice che vengano guardati. Ho notato che anche la durata delle visualizzazioni è aumentata, quindi si sono iscritti. Cioè, vi siete iscritti voi che guardate il video, però non è che ve ne state fregando, state guardando, quindi tutto ciò mi rende felice. Ho 97 iscritti, dovete capire che magari se un discorso del genere non lo trovereste mai in un video di una persona che ha tanti iscritti. In un video che è una persona con pochi iscritti, però dice pure che è molto felice che voi state guardando il suo video. Perché ovviamente, prima di fare Isaac... È ovvio, cioè prima di fare Isaac, che effettivamente mi ha portato la maggior parte degli iscritti, ero poco visto. Come è normale che sia, essendo uno youtuber che neanche arriva ai 100 iscritti.
mi sembra ovvio che io sia poco visto, almeno venivamo visti i miei video più particolari, non questi gameplay, cioè della serie, magari quando ho trattato di retro gaming veniva più visto, oppure i miei tutorial, i miei video che ho fatto su CS, ma effettivamente sono passato da CS a tutorial su retro gaming, a tutorial normali, a tutorial su Hearthstone, a tante altre cose, a gameplay ovviamente fatti su tutti questi giochi anche. Nel mio canale l'idea è sempre stata quella di portarvi un gioco nel modo più completo. Quindi potete benissimo capire che ho effettivamente portato quei giochi in modo il più completo possibile, mostrando più o meno quello che potevo fare in quei giochi, come anche Train 2. Train 2 per esempio è una serie che dovrei concludere, perché effettivamente non l'ho conclusa, però mi manca il tempo per registrare Train 2, nel senso che non ho più voglia di registrare Train 2 perché la registrazione di quel titolo mi è passata, perché sono successe varie cose attorno al titolo, mi è passata e quindi adesso ho poca voglia di registrarlo. Questo qua dovrebbe permettermi di spegnere le bombe attive. Non ne sono del tutto sicuro, però mi sembra che funzioni così, le troll bombe attive. Di fatto mi è passata la voglia di registrarlo, Train 2, e quindi ho bloccato temporaneamente la serie, potremmo definire bloccato quando io vorrei dire più ho stoppato proprio la serie vera e propria, perché non registro più Train 2, anche se dovrei riprendere, nel senso che un giorno, magari dopo che ho finito Isaac, riprenderò Train 2, magari con qualcun altro, se troverò qualcuno che avrà a quel giorno più o meno i miei stessi iscritti. Ma magari lo posso fare anche con gli iscritti, se non trovo nessuno. Se c'è qualcuno che ha Train 2 e vuole giocare con me, magari non ha tutti i personaggi al massimo, perché sennò risulterebbe noioso, sarebbe infelice di giocarlo. Comunque, in modo effettivo, in alcuni video, devo dire la verità, sto avendo difficoltà a trovare il titolo. Tipo, nel video precedente non sapevo come chiamare il video. Una cosa che so di certo è che nel video precedente che ho caricato questo giorno in cui faccio vedere il video, cioè in cui sto registrando domenica, uno di voi mi ha fatto notare che mi sono dimenticato di prendere il patto con Satana, contro mamma. Non avevo notato. Devo dire che mi è successo già un'altra volta di avere una dimenticanza gravissima di un Magic Mush il primo piano. Maledizione a me, ancora me lo sogno la notte quell'errore. Non perché abbia rovinato la run, ma perché la run era ottima. Quindi con Magic Mush sarebbe stata veramente una signora run. Veramente una signora run. Dammi Kricket Z. No. Ovviamente no, niente Kick'n'Z, però un luck up che aumenta lo spawn rate di casse e oggetti vari. Quindi è tutto va ad aumentarsi. Voglio far esplodere quella roccia tinta. Quella roccia tinta, quella cassa lì. Sì, però pochissime bombe. Ce la faccio con sole due bombe a farla esplodere? Io ci provo con una qui. Sì, ce la faccio allora. E un'altra qua. Cancro. Rifiutiamo mai questo oggetto? Mai. Che è una cosa brutta a dire, rifiutare, che non rifiutiamo mai il cancro, però, cioè, vedete, aumenta. Mi sono andato a vedere sulla wiki e la wiki dice che aumenta di due stage. Cioè, per questo oggetto tu mi vorresti far prendere un danno? Ah, fanculo. Cioè, scusatemi, nello scorso video l'ho anche detto, sto cercando di essere un po' più politically correct, cioè senza insulti, mentre ogni tanto ancora mi partono, devo dire la verità, tipo quando il gioco mi offre un oggetto del genere, io cosa devo fare? Devo dirgli, ah sì, lo voglio, shoop the whoop, ogni due stanze spariamo un simil brimstone che scala sul nostro danno, ma ovviamente è mille volte uno che mi fa fare più danno per tutta la partita, questa pillola ci ha reso più grandi? Ok, oh, una cesta dorata che è un buon oggetto perché questo qua spara quanto. Allora, spara molto lentamente, però spara una lacrima che fa il mio danno. Quindi scala col mio danno in modo effettivo. Col mio danno, con i miei power up. Quindi spara una lacrima che scala con quanto io faccio. Quindi se io adesso ottengo magari un oggetto molto forte, quell'oggetto diventa molto forte di per sé. Adesso vediamo un pochettino il boss di questa stanza, di questa serie di stanze. Devo dire la verità, siamo al di fuori della boss rush, magari riusciamo ancora a fare The Ash, se acceleriamo diciamo con un bel patto con Satana bello forte, migliore di quello che abbiamo ottenuto finora,
Perché ok, Belial è buono, ma non così tanto buono da potersi considerare il signor patto con Satana che mette a posto la run. È un buon patto, ma non il signor patto. Entriamo qua dentro? Sì, perché speravo in qualcosa che c'è, ma non c'è troppo. Ok, possiamo. Se otteniamo un po' più di oggettini, possiamo pensare a fare qualcosa. Qua ho preso un danno idiota. Voglio prendermi una. Quel cuore di fede? Probabilmente sì. Vediamo se ci sono delle monete ozze da qualche parte. No. Quindi, nulla. Una cosa che voglio fare è entrare nella Curse Room. Quindi, non prendo il cuore di fede fino alla fine di questo piano. Maledizione, danno lo prendevo. Però il patto con Satana non ce lo dovrei avere qui. The Fallen che droppa sicuramente un oggetto del patto con Satana. Sì, il nostro famiglio scala sulle nostre lacrime, quindi è per questo che lo definisco perfettamente buono. Grazie The Fallen per esserti diviso, mi rendi utile la vita grazie perché ho il parassita finché eri vicino. Ok, quell'altro era morto prima di caricare. E questo è un oggetto del patto con Satana debole perché We Need to Go Deeper spawna. Ho un'entrata per il mercato nero. O mercato nero, o qualsiasi cosa. O qualsiasi cosa è possibile entrare spawnando, diciamo, una botola. Oppure spawna la cosa per andare al piano sotto. Una botola per andare al piano sotto. È utile? Assolutamente no. Cioè, l'unica utilità che ci potrei vedere per un oggetto del genere è utilizzarlo magari per poter. Come si dice? Per poter buggare la chest, ma il fatto principale è che non solo è inutile perché per questi tanti fatti che non funziona, non ti spawna sempre qualcosa di utile, ma è inutile addirittura per il motivo che non è possibile buggare la chest con quell'oggetto, se ben sapete, se ben conoscete il gioco più che ben sapete. Ok, questa è la stanza segreta che è da nulla di troppo utile. Anzi, questa cosa la faccio saltare in aria. Anzi, ci ha droppato. Calco è meglio. No, se non avessi altri power-up, probabilmente prenderei quello. Per fortuna che ho il cancro. Ah, che bella frase che ho detto! Ho il cancro, che bello! Ok, basta, perché effettivamente è pessimo sentirsi. 5 bombe per 7 centesimi. Quando una bomba ne costa 5, posso dire soltanto di sì. Doniamo 2 centesimi ozzi. No, nessun centesimo ozzi, ne avevo 7. Perché credevo di averne tipo 14? Non ho idea. Potevo cercarmi anche la stanza super segreta, però non l'ho fatto. Sono un po' idiota. E ok. Continuiamo a scendere giù. Vediamo un pochettino se registra. Si registra, perfetto. Curse of the Blind, non sappiamo gli oggetti che troviamo in questo piano, ma che bella situazione. Qua utilizzo il mio oggetto attivo per poter fare la stanza più facilmente, cioè il Book of Belial, perché effettivamente Policephalus con il danno che abbiamo è estremamente fastidioso. Danno base, quando invece abbiamo il danno potenziato da Belial, siamo messi relativamente bene. Ok, primo oggetto che non possiamo sapere ed è Scatter Bomb. We put bombs in your bombs. Ah, è quell'oggetto che vi fa spawnare bombe quando usi bombe. Nel senso che la tua bomba esplode e spawna tre altre piccole bombe. Questo cos'è? The Pinkish Shear Scatter Run. Lo uso in questa stanza. Perché non me lo porto dietro, preferisco Belaya. Oddio, potrei preferire questo, però se mi prendo questo rinuncio a fare una cosa interessante, cioè una cosa di sicuro la rinuncio. Rinuncio a The Ash perché è un oggetto inutile per combattere The Ash. Quindi in questa run faremo semplicemente. Mamma. Però vabbè, Pinkish Shears è buono perché ti dà per una stanza la possibilità di volare. Oltre a ciò ti spawna un famiglio che fa danno a tutta la stanza. Che fa danno a tutti i nemici nella stanza. E fa un danno che non so se scala col proprio, però di certo è un danno buono. Ho notato. Quindi. È un buon famiglio. Eh sì, lo posso prendere perché il mio danno non è eccelso. Siamo Maggie, quindi completiamoci almeno di sicuro la cattedrale. Dico che non è utile contro The Ash perché The Ash, quando entra nella sua versione, la sua seconda fase, è immune a questi famigli, da quanto ho notato. Cioè, nelle mie scorse partite, ovviamente. Poi se l'hanno patchata una cosa del genere perché è un bug, praticamente. Perché non la potete non definire un bug, una cosa del genere. Di certo non credo che sia voluto.
cioè, o se è voluto, c'è una mente contorta dietro. The Stars, potrei usare il prossimo piano, diventiamo ancora più grandi, perché sì. Ok, questo potrebbe permettere di prendere una marea di danni. Forse sì, non la dovevo prendere quella pillola, però va bene. Aria Wizard, perché l'ho presa? Mi voglio tanto bene, ragazzi. Mi voglio tanto bene, era, non è che vi voglio tanto bene. Quello anche, però in questo momento mi voglio tanto bene. Perché entro nelle stanze quando ho questo Aria Wizard? Devo aspettare, intanto ormai siamo fuori tempo. Vediamo se qua c'è stanza segreta. Finisce Aria Wizard. Per piacere. C'erano bombe. È vero, mi sto dimenticando delle bombe. Sì, chiavi, te le uso perché io ho tante chiavi. No, non lo. No, perché mi servono per altri drop. Ok, questa forbice potrebbe risultarci utile. Maledizione a questa stanza, che molto probabilmente ci prenderò danno. Perché partono, vedete? A volte non partono, a volte sì. Maledetto, maledettissima stanza. Che un giorno capirò come non prenderci danni. Ok, grazie per la pillola che fa l'effetto contrario a quella di farci diventare grande, cioè ci rende piccoli. Vorrei trovare il boss, perché così posso andarmene da questo piano. Vorrei il patto con Satana, ne voglio di cose, ragazzi. Una bomba qua che magari ci spawna qualcosa di interessante. Soltanto una torretta. Grazie, gioco, ti voglio estremamente bene. Veramente, ti voglio benissimo. Ma tanto, proprio col cuore. Ok, questi nemici sono fastidiosi per il fatto che hanno una marea di vita. Si muovono in modo fastidioso perché non è niente di che. Dobbiamo magari colpire soltanto uno, così uno muore prima e poi gli altri muoiono in sequenza. Oddio, qua mi sono bloccato per un secondo e ho rischiato di prendere danno. Mi gratta estremamente il naso. Finisci stanza perché non reggo più. Ho bisogno di grattarmi il naso. Grazie al cielo stanno morendo. Anche l'ultimo. Perfetto. Ah, il mio povero naso. Ah, quanto mi grattava. Ok. Una chiave, una bomba per una chest. Sì, perché voglio oggetti. Mi ha dato un oggetto che è Boss Brain. Boss Brain, vai! No, schivata. No, un'altra schivata. Bob's Brain è un oggetto buono, nì, perché dobbiamo stare attenti a prendere danno da esplosioni adesso. Molto semplice. Sarebbe buono se lo contasse come una bomba e evocasse altre bombe quando viene utilizzato. Peccato che non funziona così. Il boss che affrontiamo adesso dovremmo riuscire ad affrontarlo senza prenderci danno se arriviamo al boss. Dove cavolo è il boss? Mentre abbiamo fatto tutte le stanze sbagliate. Ed è una cosa brutta. Intanto il mio naso continua a soffrire di grattata precoce. Deve essere grattato altamente. Ed è una cosa brutta. Ok, questi sono nemici fastidiosi perché prendevano un danno per la mia lentezza, lo sapevo. Quindi niente patto con Satana, neanche qua. A quanto mi sembra, perlomeno. Poi magari mi esce lo stesso il patto con Satana. Io sono estremamente felice di ciò. Il prossimo shop sarà utile. Questo shop quindi è stato abbastanza inutile. Però ci ha dato un pochettino di. Non di da di vita, ma di. Di. Non mi viene il nome, oddio. Ci ha dato un pochettino di cose utili. Nel senso, monetine. Ce l'ho fatta. Bravo Leone, capace. Ca sono ancora capace di parlare un italiano più o meno. E dico un italiano perché non lo ritengo un italiano corretto il mio. Magari un italiano con poco accento sardo lo ritengo, però un italiano corretto non lo ritengo il mio, perché ho visto altri parlare un miglior italiano di certo del mio, e definirlo corretto sarebbe un insulto a quelle persone, perché effettivamente sbaglio molto spesso i tempi. Io utilizzerei il nostro, la nostra possibilità di volare qua, perché abbiamo anche due batterie, quindi potete capire bene quanto può risultare utile avere due batterie. E la mia battuta è meno di 1, perché effettivamente una batteria basta e avanza per quando si ha abbastanza danno. Piacerebbe poter utilizzare il mio oggetto attivo due volte in una stanza, quindi caricare le cariche, però peccato che non è fattibile perché non ho trovato l'oggetto. Se trovo l'oggetto sarebbe bello avere quella possibilità, perché due famiglie che fanno quel danno aprono sederi. Comunque l'Exospace, che è quell'oggetto droppato là sopra, mi dà una possibilità di droppare carte a fine stanza. Mi è utile? Preferisco, diciamo, gli oggetti che ora. Brutta stanza questa. Perché ci sono una marea di bombe che spawnano.
grazie a The War, che mi darà un Group of Meat, quindi avrò tutti gli orbitali al massimo. Perfetto, tutti gli orbitali, quindi sono coperto al massimo. Nel prossimo piano andremo direttamente alla stanza del tesoro, perché ho The Stars che mi porta alla stanza del tesoro. Ricarichiamo l'oggetto attivo e andiamo. Voglio prendermi. No, non mi interessa. Ok. Oh, uno di quei momenti in cui proprio ho una serie di problemi. Mi gratta il naso, mi gratta il palato. Per questo ho avuto un attimo di silenzio, perché dovevo grattarmi il naso, grattarmi il palato contemporaneamente, non è stato bello. Quindi scendiamo al piano sotto. E dopo la mia accelerazione di parlata, Curse of the Lost, grazie gioco, proprio ti voglio bene. Cos'è questo, Virgo? Tutte le pillole adesso hanno effetto positivo e ho una possibilità di fare l'effetto della Polaroid ogni. Non mi ricordo, ogni volta che prendo danno. Sì, ogni volta che prendo danno. Maledizione. Grazie al cielo sono riuscito a schivarli. Tutte le pillole hanno effetto positivo, quindi adesso non mi preoccupo ad aprire. A prendere pillole. Dammi un secondo oggetto di Guppy. No, però mi dai due cuori di fede, che è una cosa effettivamente buona. Una chiave per una chiave lo devo fare, per motivi molto semplici, che poteva dropparmi qualcosa e mi ha droppato un centesimino. Entriamo qua dentro, credevo che fosse un'altra cosa questa stanza, però va bene. Usiamo la Bibbia satanica, che è un oggetto che abbiamo sbloccato nello scorso playthrough e ci fa. Scorso gameplay, non è un playthrough, scusatemi. E ci dà un cuore nero. Book of Shadow ci rende invincibili temporaneamente. Book of Secrets ci fa vedere la mappa, le stanze segrete. O ci dà l'effetto della mappa o della bussola o di altre cose. Non voglio utilizzare le picking shears qui. Perché penso che sia possibile farlo senza prendere danno. Qua prenderò danno, perché il gioco è bastardo. No, ce l'ho fatta, grazie a Dio. Oh, quindi magari ho capito, questa è una stanza stronza, però se riusciamo a eliminare un cuore, magari grazie a Bob's Brain riusciamo a farcela. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Una chiave per una bomba la voglio. L'avevo vista quella rocciatinta, ovviamente. Non vi credete. Sto scherzando perché non l'avevo vista in modo effettivo, però ringrazio la mia esimia fortuna. Devo imparare a guardarli le rocce tinte, non me ne accorgo molto spesso. Brutta stanza per il fatto che Bob's Brain non ha eliminato nessuno, mentre invece elimina mi fa danno. Abbiamo attivato l'effetto della Polaroid, quindi siamo abbastanza tranquilli. Per il fatto principale che la Polaroid ci dà questo scudo, normalmente ce lo darebbe soltanto quando avremmo mezzo cuore di vita. Quella chest dorata la voglio aprire perché magari mi dà qualcosa di utile. Beh, monete ozze, non ci sputiamo sopra. Super grid. Prima mi dai grid normale, poi mi dai super grid. Io ti attivo questo e ti uccido anche con The Picking Shears. Maledetto al gioco che mi ha veramente trollato. Perché prima mi ha dato grid normale, poi mi ha dato super grid. Della serie tu non puoi avere oggetti. Grazie gioco. Queste stanze per recuperare le troviamo, secondo me. Per questo ho utilizzato The Picking Shears là, perché secondo me mi sembrava inutile rischiare di prendere danni in una stanza del genere. Questi due sono estremamente fastidiosi come nemici, perché ogni volta che prendono danno evocano, e se non li attaccate evocano comunque. Della serie evocano di meno, ma comunque. Vorrei sinceramente tenere Bob's Brain più vicino a me, perché in modo effettivo è un pochettino staccato dalla linea di tiro mia e quindi non mi permette di mirarlo al 100% e mi dà un po' fastidio. Abbiamo un danno che è basso, fa più danno Bob's Brain che noi. Io continuo ad aprire ogni chest nella speranza di ottenere magari un Cricket Zed, uno Steven sarebbe meglio, perché Steven non è un moltiplicatore se non erro, anche se dovrei cercarlo. Potrei farlo se avessi il telefono vicino, peccato che non ho il telefono vicino e quindi non posso farlo in modo effettivo. Bravo Bob's Brain che ha ucciso due nemici al costo di uno. Vorrei un qualche oggetto, un qualche chest dorata, però anche qualche chiave. Come potete vedere adesso siamo arrivati a non avere più chiavi. Perché? Perché le abbiamo utilizzate per aprire tante ceste dorate. Muori, 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 grazie. Una chiave, torniamo indietro, apriamo la cesta dorata e continuiamo. Perché faccio ciò? Perché la cesta dorata potrebbe contenere qualcosa di utile. Ovviamente mi dà un'altra chiave, che io non dico di no perché mi ha dato un'altra chiave, quindi mi ha restituito, diciamo, ciò che avevo perso. Uccidiamo in fretta questi nemici. 10 centesimi ozzi, molto utile quando non abbiamo nulla di che. Left hand, se non avessimo cancro lo prenderei, perché mi permette di
come si dice, di spawnare più le ceste a posto di essere rosse, d'ora in poi sarebbero dorate, avendo già un oggetto di gappi. È una scommessa, ma avere gappi sarebbe una bellissima cosa. Hierophant, due cuori di fede che prendo subito. Come potete vedere siamo riusciti a ricaricarlo comunque l'oggetto attivo. Ok, questa stanza è pessima, per fortuna che abbiamo schivato i nemici. I nemici che erano, non erano propriamente nemici, erano semplicemente quelle spine. Ok, non abbiamo neanche sprecato Mossbane. Ci fa più piccola questa pillola, quindi dovremo riuscire a schivare più facilmente i colpi avversari, meglio così. Stiamo diventando pian piano Baby Magdalena. Siamo Baby Magdalena, a quanto pare. Baby Magdalena senza testa quando utilizziamo l'oggetto attivo. Quei due bonus che esplodono sono antipatici e abbiamo trovato il boss. Mamma. Maddalena versus mamma, chi vincerà? Io tifo Maddalena, poi voi tifate chi volete. Un patto con Satana qua è voluto, però spero che non subire troppi danni. Devo dire la verità, il nostro famiglio è un po' meno utile con questa, con mamma. Oh, Balls of Steel, grazie gioco. Little Brimstone è un buon famiglio che vado a prendere, perché è un buon famiglio. Perché effettivamente, guardate, è un famiglio che spara Brimstone, quindi... Lo potete rifiutare il Brimstone? No. Lo potete rifiutare un famiglio che spara Brimstone? No. Soprattutto quando fate poco danno. Adesso cosa voglio fare? Voglio concludere il piano in più fretta possibile. Quindi, maledizione a lui. Quanto ho rischiato di prendere danno in quella stanza? Ma da 1 a 10 io direi 1000. Stiamo attenti alle ombre che si avvicinano su Magdalena perché indicano le mani che stanno per scendere. Ok, non vedo altre ombre, quindi possiamo eliminare questi. Questi. Boh, non so neanche come definirli. Il nome non lo conosco di questi nemici. Sta di fatto che non mi piacciono. Adesso prendiamo un danno ogni volta. No! No, sì, ne prendiamo un danno. Se non erro, non dovrebbe fare effetto del buffer perché non è il cancro. Cancer, nel senso. Ma no, quante volte ho ripetuto la parola cancro in questa partita? Non lo so, però quante volte ho elogiato il cancro in questa partita? Non ne ho idea, però di fatto credo che una volta sia anche troppo, quindi l'ho fatto già troppe volte, perché l'ho fatto più di una volta. E vogliamo eliminare subito questi nemici, grazie al cielo. Due chiavi, io me la tento, perché utilizzo il mio oggetto attivo e apro queste due ceste. Mi dà comunque un'altra chiave, quindi sono abbastanza tranquillo. Il nostro oggetto attivo è relativamente forte, anche se ci mette un po' a trovare i nemici. Contro i Thieves farà un vero figurone, potremmo dire. Ok, contro Cha potrei far fa quasi tutto a lui, visto che fa più danno lui che io. Bravo lui, che ha ucciso Cha facilmente. L'ultimo è Loki. Loki, non Loki, perché Loki è quando sono due. Quindi, oggetto attivo, vai, uccidilo. Cioè, pick Shears. Bravo. Ok, possiamo proseguire, cioè per proseguire intendo andare avanti. Mi prendo la batteria perché potrebbe essermi utile utilizzarla in una stanza o nell'altra. Potevo effettivamente non prenderla e farlo ricaricare, bla bla bla, però io, cioè ci sono modi per giocarlo. Quello meno efficiente è quello più sicuro. Quello che faccio io in questo caso è quello più sicuro. Cioè quello più efficiente o quello meno sicuro. Quello che faccio io è il più sicuro. Ok, bella doppietta di Bob's Brain che fa una doppia kill e mette in sicuro la stanza. Andiamo qui sopra, vorrei in modo effettivo trovare mamma il più velocemente possibile perché mi sta dando estremamente fastidio non trovarla. C'è il cuore di mamma, quindi il boss qui e il boss giù. Devo andare a farmi anche la cattedrale, quindi sarà una partita lenta. Utilizzo una chiave qua per poi aprirla con la prossima chiave. Si è avvicinato troppo e Bob's Brain ha fatto il suo triste ma inesorabile effetto. Che poi in realtà potevo prenderla senza sprecarci quella chiave. Sono un po' idiota in questa partita, c'è da dirlo. Bob's Brain, vai, parti ora. Bravo Bob's Brain. Uccidilo. Bravo Bob's Brain. Bob's Brain è Bob's Brain. Bisogna adorare tutti i Bob's Brain in un certo senso. E allo stesso tempo bisogna odiarlo. Perché? Perché Boss Brain è l'inizio e la fine di ogni run. In senso letterario, perché può porre fine oppure rendere le run più facili. Death qua, in questo formato, è da stronzi. Grazie Macmillan per averci pensato. Ti vogliamo tutti bene quando fai così. Un secondo Cube of Meat, quindi ho due Cube of Meat, due cubi di carne. Qualcos'altro che voglio, in realtà. No, nulla, io me ne vado da queste stanze e continuiamo.
Allora, raggiungiamo mamma Scarlet Womb perché fa schifo. Curse of Darkmoon avevo tutta la vita, menché mezzo cuore, cioè prima e 6, quindi possiamo prendere 5 colpi. Ok, me lo devo segnare. Possibilmente non voglio prendere nessun colpo. Il naso, maledizione, il naso. Ricordatevi sempre di non registrare video se magari vi gratta il naso. È un consiglio proprio per la vita. Ma non credo che ci sia qualche youtuber che vi segua. A me, perlomeno, perché non lo so. Non credo di. Non ho visto particolari youtuber che mi seguano in modo attivo. Quantomeno, se mi seguono, potete fare anche un bel commentino, eh. Mica mi offendo se siete gente che fa video su YouTube. Che in realtà definire gente che fa video su YouTube è diverso che dire youtuber. Che stanza pessima. Mezzo danno ce lo dovevo prendere. Maledizione a me, però non sapevo come evitarlo. Ok, ricarichiamo qua subito l'oggetto e andiamo a affrontare subito mamma. Il cuore di mamma, perché più tempo rimaniamo qua dentro, più tempo ci dà soltanto fastidio. Questa, diciamo, questa parte. Lo apro questa perché vi rende più grande. The Sun me la potrei tenere. Sì, The Sun me la tengo. Ok, It Lives. Quindi usiamo l'oggettino attivo che dovrebbe fargli veramente una marea di danno. Questi sono occhi brutti e cattivi. Maledizione a loro. Maledizione agli occhi brutti e cattivi che stiamo qua attorno. Che non mi permetto neanche di utilizzare il mio adorato famiglio, quello più figo e potente, cioè Lilbriston, che è quello che fa più danno tra tutti noi. Patto con Satana, no. Scendiamo. Abbiamo un The Sun. Abbiamo un oggetto che dovrebbe permetterci di battere Isaac. Abbiamo un altro che mi gratta da morire. Ok, Curse of Darkness, niente di che. Usiamo The Sun perché voglio trovare effettivamente il boss nel minor tempo possibile. Quante stanze sono? 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ok, credo che sia più conveniente fare così. Mi sono calcolato un po' le stanze, quindi a meno che non ci siano stanze di merda, dovrei potermi fare meno stanze così e quindi andare tranquillo. Ovviamente non l'ho calcolato con le ricariche dell'oggetto, però boh, magari il gioco mi permetterà di poter dire che ha funzionato come ragionamento. Bob's Brain, quando vuoi partire, levargli una marea di vita, tutti contenti e felici. Bravo, Bob's Brain. Bob's Brain alla fine è un buon oggetto se ci si sta attenti, eh. Non c'è motivo di non prenderlo se si è attenti. Mi ricordavo di quelle bombe. Per caso Anto, 2 cuori e mezzo? Non ho preso così tanti danni. A quanto pare sì. Questo cambia un po' di cose. Sarà un po' dura battere Isaac perché dobbiamo schivare bene. Facciamo così. Queste bombe non se ne vanno. Facciamo anche così. Niente cuori. Niente cuori particolari. Oddio! Cos'è sta cosa? Vattene via! Oddio, il colpo al cuore! C'è una cesta dorata che io vado ad aprire. Magari mi dà qualcosa che mi aiuta. E beh, siamo abbastanza fregati se non teniamo. Se con la vita che abbiamo adesso, eh. Sì, non mi. Come ho preso così tanti danni? Ho preso 2 danni. Avevo. Beh, effettivamente. Avevo una vita che era buona, adesso non ho vita. Molto semplice. Ok, queste sanguisughe sono brutte da affrontare. Brutte e cattive. Con questo danno soprattutto perché esplodono. E oltretutto sono antipatiche. Cos'è questo? Un bolo. Ostile, no, un health up. Non ci sono cuori. Sì, c'è un cuore. Che vado a raccogliere subito. Perché così mi tengo proprio sul sicuro. Non. Cioè, allora, abbiamo un oggetto che ci basta schivare e fa quasi tutto lui per una fase. Ok, poi per la seconda fase dopo bisogna un pochettino giocarcela. Però è relativamente facile. Cioè, se ce la giochiamo bene è fatta. Ok? Molto semplice. Ovviamente se otteniamo stanze di merda, nope. Abbiamo anche Little Brimstone, eh. C'è da sottolinearlo che Little Brimstone aiuta. Ok. Uff. Che il Signore sia con noi, che qualsiasi altro dio dell'universo ci aiuti. E cominciamo a affrontare Isaac. Maledizione. Ok, prima fase superata, che è quella che mi sta più sul culo, c'è da dirlo. Ok, seconda fase superata. Grazie a Dio l'ha lanciato da quel lato e non dal lato più vicino a noi. Se il nostro oggetto attivo vuole avvicinarsi per attaccarlo, noi saremmo estremamente felici. Scappa, 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 Maddalena! Non ce l'ha fatta. Purtroppo non ce l'ha fatta.
pace anima di Maddalena. Neanche troppo. Ok, lato destro. Ah, abbiamo la Polaroid. Maledizione, non ho visto. Non ho visto l'effetto. Vai, oggetto attivo. No, non andartene, Isaac. Questa è tipo commentary molto live. Però va bene, magari basta cazzate, voglio ritornare un po' serio. L'altro sbagliato. Perfetto. E muori, Isaac. Muori, muori, tranquillo. Grazie, bella partita. Ok, abbiamo fatto quindi cattedrale con Maddalena e dovremmo aver sbloccato una cosa importante. La reliquia è apparsa nel basement e la Polaroid è apparsa nel basement. Hai sbloccato la challenge numero 27 Brains. Oddio, oddio. Quindi questa è la Polaroid, perfetto. Quindi per questo video spero che vi sia piaciuto. È tutto, ciao a tutti ragazzi, qua da Daniele è tutto. Vi ricordo di iscrivervi, commentare e lasciare un mi piace. Ciao a tutti.